per noi è un'altra variabile, cioè il ruolo che la persona occupa nell'impresa. E invece molti portano in prima istanza, ma io sono il responsabile delle risorse umane, sono l'imprenditore, sono un dirigente, sono un capo operaio e via discorrendo, ma ancora non dicendoci che cosa materialmente fa nella sua giornata lavorativa. Altri ancora fanno riferimento al proprio inquadramento, appartengono alla professione ordinistica oppure fanno riferimento al contratto, al loro inquadramento contrattuale e ancora non ci dicono qual è il lavoro che svolge. Qualcuno finalmente inizia a dirci invece che cosa fa, ma spesso in termini talmente generici e ampi che poi è estremamente difficile ricondurre a quello che per noi inevitabilmente deve essere un codice finale, cioè una casellina dentro cui, ahimè, inscatolare un lavoro, con tutta la bruttura e la difficoltà che si ha a restringere in un codice numerico una esperienza lavorativa molto ampia e molto variegata. Detto questo, ancora altri problemi ci ricreano i semplici nomi, perché i nomi delle professioni sono, li abbiamo calcolati, sono più di 20.000, mettendoci dentro anche espressioni dialettali, espressioni tipiche dei linguaggi professionali che conoscono solamente loro, eccetera, eccetera, sono tantissimi. E